Ragazzi, sono tornato, sì, sono ritornato solo per un motivo, per tutto il supporto mi state dando. Comunque i short che sto pubblicando, uno ha fatto 15.000 visual e sono molto felice, mi ringrazio. E quindi oggi andremo a reagire a dei costruttori che qualcuno chiama scavatrici umani, perché vabbè, fanno delle cose incredibili. Molti di voi li conosceranno già. Ora non guardiamo tutti i video perché durano 29 minuti, però saltano alcune parti e vi faccio vedere le più belle. Quindi, ragazzi, incominciamo. Intanto incominciano già così. Aspetta, non so. No. Dai. Ah, ok, questo qui non è quello che verrà, ok. No, che iniziamo così, dicevo. Comunque, questo genere di rack sono i fanno molti altri youtuber e anche a me mi piacciono questi tipi di argomenti, diciamo, di cui questi tizi fanno delle case, come potete appena vedere, stanno facendo una mansione, tipo. Che però diciamo che la fanno in tantissimo tempo. Una villa, ecco. Villa, aspetta, più o meno villa. Però, cioè, tutte queste, rendetevi conto che lo fanno con del fango, foglie, bastoncini di legno con delle punte, corde, bambù, e tutto di più. Comunque, poi ci sono solo due persone. E io sinceramente penso che quelle due persone quando tagliano siano aiutate da altri. Di sicuro, ma è impossibile poi. Questo risultato finale ce lo fanno già vedere, ma non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è il video. Appunto, qua stanno andando già a prendere di tutto di più. Ora, taglio, aspetta. Taglio, hanno già fatto una buca di 14 metri, sicuro. Vedere? Sto a vedere? Dai. Ecco. Di solito sono peggio, però già stavolta. E questa qui è già quello che stanno facendo. Prendetevi contro un di scalpelli, affari di legno. Ma poi manco se avessero dei oggetti proprio da professionisti, hanno fare il legno, fanno le colore. Ok, va bene, non esageriamo però, cioè, capito? Ok, ora sono a fare un tunnel, ora sono già a fare, sono tipo a piscina, no, già a casa, pensate un po', mi sembra. E poi vabbè, vediamo il risultato finale, com'è che verrà. Dai, io mi aspetto qualcosa di bello perché abbiamo già visto lì. E boh, io ci vorrei vivere una casa così, sinceramente. Voi scrivetelo qua sotto nei commenti. Ok, qua incominciano già a dare, cioè a fare tipo dei divani. Ecco, punto. Ora faranno un letto di sabbia, troppo, no, di terra. Eccolo là. Comunque sono precisissimi. Cioè, pensa a fare un errore, io ne avrei fatti già 100. Non so voi. Però. Dai. Poi le colonne, come fanno a farle così? Cioè, avranno avuto 100 miliardi in architettura scolastica. Perché. Cos'è che ho detto? Vabbè, comunque. Qua stanno, ok, stanno un po' decorando, un po' facendoli i dettagli. Lì c'è il letto, vabbè, il letto abominabile. E poi se ci dorme si sfonda. E ora, voi vi chiedete, come faranno a fare la piscina? Quella che poi c'è fuori, che non avete appena visto, prima. Prendono il bambù, lo tagliano a metà, vanno dal lago, prendono l'acqua, cioè la fanno passare nel bambù, poi va
E poi vado nella piscina. Fate voi. Io sinceramente non me la sarei mai aspettato. Ora, in alcuni video hanno fatto così. E vediamo che comunque un righello ce l'hanno a... cioè, per forza. Però comunque sta venendo una figata mondiale. Posso dirlo? Posso dirlo? Che in due giorni hanno fatto tutto questo. Due giorni, ora non so. Aspettate. Due giorni tutto questo, forse manco, non lo so se sono in due giorni. Io comunque in due giorni non avrei manco scavato la buca, perché non avrei voglia sinceramente. E poi bisogna aspettare a... oddio, ho già capito. Mamma mia, com'è che fanno? E poi mi spiego, com'è che fanno a fare tipo... così, vedete lì che non è per niente preciso. Poi arriva così, fanno tipo più liscio. Cos'è? Ah, lì le luci, immagino. Okay, sì, immagino proprio di sì, le luci. Sì, molto probabilmente perché sono le candele. Però dovete ben illuminare. No, che figata, raga. Allora, scrivete nei commenti se voi li conoscevate o meno. Perché, boh, comunque sono... aspetta, sì. Ah, proprio così? Con della terra, l'ha fatto solido. Non male. No? Ci sto, no? Dai. No, l'ho capito. Il cuscino. Una bella riposatina, perché no? Ah, mi sa che però non era quella casa. L'hanno costruita così. E ora, in teoria, dovrebbe cominciare la parte in cui tutti... aspettavano, perché manco io sapevo che quella lì non era a casa. Ora arriva a casa. Cioè, spero sì, questa, no? Ok. Intanto guardiamo che è fatta, mi sembra, di bambù. Non lo so. Poi ci mettono sopra a fare il legno, che non so manco come faranno a resistere, però... bene, non faccio domande. E boh, poi diventerà un capolavoro, se va una schifezza come casa mia. No, aspetta. Non lo so. Però, dai, è molto bello. Cioè, dai, sanno lavorare. Cioè, io pensate che in tipo 4 mesi non farei manco la struttura per la riempire. E invece loro che in tipo... 60 giorni fanno un capolavoro che manco Leonardo da Vinci. Ok, continuo lì, faranno il camino. Cosa che io adoro fare i camini. Solo che non so come farli. E boh, comunque lo fanno sempre più resistente. Cioè, vedi, regge come se non fosse niente. Fanno le... comunque non c'è niente da dire sullo stile, è bellissimo. Io vi giuro che adoro queste case, le adoro proprio completamente. Qua cominciano già ad arredare. Mamma mia, la sedia, immagino, sì, la sedia. Che vabbè, dai, com'è che fanno? C'è un'altra spiegazione, perché vengono di sicuro aiutati. Come fanno? Se no, non c'è altra spiegazione. Però, secondo me, e fanno in due. Tavolino, bellissimo. Cos'è? È un'altra sedia, immagino.
Lì fanno due che si può appoggiarsi, sedersi. Poi, come si può ben vedere, notare anche, che usano pochissimi materiali. Bambù, legna, fine. Quindi, bambù e legna. Non deve essere solo quello e costruiscono una villa. E poi quando dovranno fare la fiscina, servirà non solo il bambù e la legna, gli servirà l'acqua e l'oggetto misterioso di legno, che non so, cioè, sinceramente non capisco cos'è. Sarà un oggetto con una punta di pietra, ferro, quello che è molto preciso. Però mi sa che sono loro precisi nello strumento. Appunto, se lo proverei io, farei una linea dritta con 10 curve. Quindi non so se... Non vi saprei dire. Comunque, la loro casa, sinceramente, l'adoro. Cioè, guardate il letto, alzo le mani, perché per averla fatta loro è una cosa incredibile. Poi diciamo una cosa che a me non piace tantissimo, com'è che fanno tipo, vedi questo affare che hanno messo sul tavolo? Sarebbero i bicchieri e la bottiglia. Comunque non so se posso fare meglio, però non mi piacciono tanto. Cioè sono... Boh, beh, ditemi la vostra se vi piacciono o non vi piacciono come me. Poi ora qua possiamo ben vedere che stanno facendo, mi sembra, una porta, un'entrata. Sì, un'entrata, poi lì davanti ci faranno una piscina. Nulla da dire, non ho parole io. Lì davanti, lì, appunto, faranno una piscina. Che vabbè, solo per fare una parete ce ne vuole. Solo con questi materiali, appunto hanno anche... Comunque, not bad. Dai, ci sta. Oh, e finalmente hanno quasi finito la casa. Manca solo un po' di illuminazione, probabilmente dentro. No? Ma, però, la casa... Devo dire che è moderna come forma. Poi come interno mi piace tantissimo, nulla da dire su com'è che l'hanno fatta. Ora non so cosa stanno facendo. E voi? Lo sapete? No, comunque io non lo so. Mi sembra che tipo delle finestre della forma, però non mi saprei dire. Ah, no. Non sono delle finestre. Forse ho capito. È per entrare in piscina? No, che cos'è? Vabbè. Va bene. Ah, dove sono messo cosa fare? Ah, ok, visto lì. Ok. No, no, ho sbagliato, non c'è. Non so più dove andare adesso. Però, tutto sommato, la casa è venuta veramente bene. L'ho già ripetuto in questo video 100, 101 o 99 volte. Secondo me, 99,9. Cioè, ora. Comunque, sta casa sta venendo proprio bene. 100,99. E vabbè, dai, comunque, ci sta. Ci sta, sì. Vabbè, così sono le porte, si entra, sì, belli, dai. Ora mi sa che incominciano a piscire. Qua è la casa finita. Ora li sto vedendo in azione a scavare una buca. Quella buca. Ci metteranno l'acqua dentro. E... Si tufferanno da casa dal camino. Perché no, dai. No.
Come fa? Ah, beh, non è difficile, no. No? Però c'è un problema. Quello lì. Ora, uscirà da solo o gli darà la scala? Insomma, uscirà da solo. E ora, in teoria, stanno spostando la terra, no? Sì. Ecco, appunto. Stanno spostando la terra. Comunque, not bad per la casa, perché io non sarei di sicuro capace, perché beh, sono livelli estremi, eh. E incominciano a fare la piscina. Stanno facendo i contorni. Diciamo che comunque stanno facendo, vabbè, mamma mia. Dico, quel fossato alla fine, poi arriverà la fine che sconvolgerà, proprio, già così stupendo. Cioè, l'unico problema è come si fa ad entrare in casa. No, no, comunque, a parte gli scherzi. Comunque, dai, ci sta, dai. Ora, manderemo alla... Ed ecco appunto, qua che ora ricopro d'argilla. Ci mettono l'acqua. Vabbè. E questo è il risultato finale. Ora si fanno un bel bagno molto meritato. Vabbè, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto. E boh, ci vediamo al prossimo video. Ciao!